Francesco, tu che le moto le stai provando tutte ormai da tanti anni, sei d'accordo con me sul fatto che le super sportive sono diventate più efficaci ma anche molto più difficili da guidare e da sfruttare soprattutto su strada? Credi che le naked estreme possano essere un'alternativa alle super sportive su strada? Beh, certamente vanno a riempire una fetta di mercato che fino adesso è occupata praticamente solamente da Aprilia. Adesso c'è Aprilia, BMW, KTM. Aprilia e BMW vi arrivano da modelli superbike. KTM è una moto che parte da zero, una moto studiata e pensata. I numeri fanno impressione e effettivamente anche se più comodi, manubrio alto, impostazioni di guida meno spinte, però sono sempre moto abbastanza impegnative. Io ci vedo sempre un utilizzo pistaiolo, perché su strada questi numeri sono abbastanza impegnativi. Però costano un pochino meno, sono un po' meno scomode. Sì, sì, sono più utilizzabili, sicuramente sono più utilizzabili. Ci può essere un effetto moda anche? Certamente, come in tutte le cose. E a livello di adrenalina, di soddisfazione? Soddisfazione ce n'è tanta. È vero che per sfruttarle appieno bisogna magari mettersi su una tuta di pelle e andare tra i cordoli. Quindi il consiglio è comunque di vestirsi adeguatamente e magari di girare in pista per divertirsi, come sempre. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'elettronica aiuta, ma aprire due marce con questa moto vuol dire già trovarsi oltre. Bene, ma ora passiamo la palla ai nostri lettori. Voi che ne dite?